È una grande emozione, quindi auguro a tutti di provarla. Non vedevo l'ora di arrivare a questo giorno ed ora sono qui. Abbiamo studiato, siamo preparati, siamo pronti per questo esame. Dopo il diploma cercherò un lavoro senza università. Basta studiare 5 anni di studio alle superiori. Se ce la facciamo quest'anno, dobbiamo cercare un lavoro, anche se non ce n'è. Se troverò un lavoro in questo ambito, in questa scuola che mi ha preparato, altrimenti opterò per altri lavori. Analisi del testo, redazione di un articolo di giornale o saggio breve, tema di argomento storico, tema di ordine generale. 6 ore per lo svolgimento. Con la prova d'italiano sono cominciati oggi gli esami di maturità per i circa 5.600 studenti lucani. Come avviene ormai da 3 anni, l'invio delle tracce è avvenuto attraverso il cosiddetto plico telematico. Si tratta di buste criptate recapitate per via informatica alle scuole. Per la loro apertura è necessaria una password resa nota solo la mattina della prova. Ovviamente i ragazzi sono carichi di aspettative per questo esame, come in ogni ordine di scuola. Ovviamente la scuola ultimamente sta vivendo una stagione non molto felice dal punto di vista delle prospettive, visto i tanti tagli di cui siamo vittime, e quindi l'offerta formativa si giostra tutta sulla buona volontà dei docenti delle varie scuole. Come al solito, nessun pronostico confermato. Ai papabili D'Annunzio e Calvino si è imposto invece Quasimodo, assente da 12 anni. Agli studenti è stata data la poesia Ride la gazza nera sugli aranci, dalla raccolta ed è subito sera. E poi violenza e non violenza nel Novecento, tecnologie pervasive e nuove responsabilità tra le altre tracce proposte ai maturandi 2014. Il tema storico propone questa riflessione. Europa nel 1914 e nel 2014, quali le differenze? Per il saggio breve in ambito artistico-letterario il titolo è Il dono, mentre per il saggio breve in ambito scientifico si suggerisce di riflettere sulla pervasività delle tecnologie. Renzo Piano e il rammendo delle periferie è la traccia proposta ai maturandi per il tema di ordine generale. Il testo proposto è tratto dal Sole 24 Ore dello scorso 26 gennaio. Domani la seconda prova specifica per ciascun percorso: greco al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico e pedagogia per il liceo pedagogico. Per gli istituti tecnici e professionali sono state scelte materie che, oltre a caratterizzare diversi indirizzi di studio, hanno una dimensione tecnico-pratica laboratoriale. Lunedì 23 giugno il terzo scritto, predisposto dalle commissioni. In Basilicata sono 5.646, 244 dei quali esterni, i candidati alla maturità in Basilicata, 3.489 nel Potentino e 2.157 nel Materano. Gli esami sono cominciati oggi regolarmente secondo quanto si è appreso all'ufficio scolastico regionale. In totale sono al lavoro 152 commissioni e sono stati nominati 151 presidenti e 529 commissari. La percentuale di non ammessi all'esame si attesta ad oggi attorno al 4,3%.